Amici di YouTube, ben trovati in questo nuovo video. Questa sera parleremo della collana anastatica di Diabolik, disponibile in edicola dal 5 gennaio. Questa è la confezione, ci sono due numeri 1 di Diabolik con un fascicolo con tanti redazionali interessanti, il tutto racchiuso, confezionato su questo cartoncino. Vediamo un po' nel dettaglio. Questi sono i due albi della confezione, i due numeri 1. Questo è quello di Angelo Zarcone, uscito nel novembre del 62. Il volto di Diabolik è su uno sfondo bianco e il prezzo è in un cerchio giallo. Nel 64 è stato riproposto da Luigi Marchesi con due piccole differenze. Il volto di Diabolik è su uno sfondo giallo. E il prezzo è racchiuso in un rettangolo. Il primo numero è leggermente più piccolo, è l'unico numero di tutta la collana, leggermente più piccolo di 5 mm per lato, mentre il retro è identico. Si vede la silhouette di Diabolik con il volto di Jinko racchiuso in un cerchio. Poi abbiamo il fascicolo con tanti redazionali interessanti. C'è persino un mini poster con la copertina del primo numero, Il Re del Terrore. Mentre in quarta di copertina vediamo tutte le copertine che usciranno di questa collana. In totale sono 51 uscite, con 52 albi, perché nella prima uscita abbiamo visto ci sono due albi. Il Re del Terrore è stato anche riproposto nel 2002 nel formato extra serie di Panorama per festeggiare i 40 anni di Diabolik. I disegni di questo albo sono stati affidati ad Alfredo Castelli e Giuseppe Palumbo. La storia è più lunga, quindi è racchiuso in due albi. Diabolik, il Remake, il maledetto criminale. Poi nel 2004 è stato presentato un'altra volta il numero 1, sempre il Remake, Il Re del Terrore, il Remake, nella collana Il Grande Diabolik. Questo è uscito nel 2004 e i disegni sono di Sergio e Paolo Zaniboni. Tutte queste notizie le troverete in questo fascicolo. Ecco. Ci sono tutti i dettagli per la preparazione di un albo. Spero che questo video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Mettete un like, fate pure i vostri commenti e a risentirci al prossimo video. Nicola Corvino augura a tutti una buona notte. Ciao.